Ciao a tutti e a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati e ben ritrovati in questo nuovissimo video YouTube. Allora, oggi sono qui per farvi una breve introduzione che vedrete come introduzione insomma d'anticipo e non credo assolutamente che siano chiacchiere, troppe chiacchiere come qualcuno di ignorante mi ha scritto. Ma è importantissima anche l'introduzione perché vi permette di avere un attimo un recap della situazione, avere maggiori risposte, poi è un modo anche che io ho per salutarvi. Quindi ricordatevi bene ragazzi, ovviamente non a voi, ma alle persone stupide che commentano perché adesso il canale si sta ingrandendo, arriva anche gente stupida. Ricordatevi molto molto bene, ragazzi, che io non faccio mai niente per caso, ok? Quindi che non vi salti in testa di dirmi che io faccio chiacchiere inutili come qualcuno mi ha scritto, perché sono una bellissima acquarietta e nulla di quello che faccio è per caso. Comunque, buongiorno a tutti ragazzi, in questo caso per me è buonasera. In questo video andremo a vedere appunto l'oroscopo del mese di settembre 2024, la cui direzione artistica è affidata ad Annina. Lo farò per tutti i segni, quindi in ordine casuale usciranno i video di ciascun segno zodiacale per il Sagittario, Pesci, Capricorno, Vergine, Toro, Ariete, Acquario, Gemelli, Cancro, Leone, Bilancia e Scorpione. Dato che me lo chiedete spesso, allora vi consiglio sempre di vedere il video del vostro segno zodiacale, il video del vostro ascendente per avere una visione più ampia e poi il segno della vostra Luna e Venere. Per chi vuole anche il video del segno zodiacale della persona che vi piace, che vi interessa. Per quanto riguarda invece i consulti e le consulenze private, non so se avete visto il post nella community, ma io dal 25 agosto sono in vacanza. I consulti privati riprenderanno l'11 settembre. Però vi dico già che tantissimi di voi già mi hanno scritto e si sono prenotati per il mio ritorno a settembre. Quindi se anche voi siete interessati ad una lettura privata e personalizzata, che io di cuore ve la consiglio tantissimo, affrettatevi appunto e scrivetemi per tempo, perché poi rischiate di non trovare posto o di trovare posto tardi, perché comunque dovete aspettare che io faccia tutti gli appuntamenti di chi mi ha scritto per tempo. Quindi appunto se volete una lettura e un consulto privato, che tanti di voi poi mi mandate le email, me lo chiedete, trovate tutte le informazioni qui sotto in descrizione. Io ricomincio a fare le letture l'11 settembre, quindi io vi consiglio già di prenotare il vostro posto perché poi rischiate di aspettare troppi giorni. Vi ricordo sempre comunque di iscrivervi al mio canale YouTube, di lasciare un bel commento, di attivare la campanella e di seguirmi su Instagram, anche lì trovate tutti i link utili sotto in descrizione. Questo video, ragazzi, sarà un video importante, più speciale del solito, e ci metterò tanta, 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 tanta più energia del solito. Perché? Allora, innanzitutto siamo una famiglia che si è allargata, perché stiamo arrivando ai 10.000 iscritti, siamo arrivati ai 9.000, vi ringrazio, quindi io mi sto un po' emozionando e il mio cuore si rende conto che le mie letture sono sempre rivolte a più persone, quindi mi devo impegnare ancora di più, perché io sono una e voi siete quasi 10.000. Punto numero 2, settembre è il mio mese preferito dell'anno. Credo che settembre sia il mese che per tutti i segni permette di ripartire. Rispetto a tutti i 12 mesi dell'anno, quindi in questo caso faccio un grande saluto a qualche leone reduce, al segno della Vergine, a qualcuno della Bilancia. Il mese di settembre per me è vita, per me è il mese più bello, è il mese pieno di opportunità ed è il mese che ti darà tante indicazioni per l'anno. Infatti, io sì, andrò a vedere che cosa vi accadrà a settembre, però andrò anche a sbirciare un po' nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, perché comunque si sta concludendo l'anno. Quindi questo è l'oroscopo classico mensile del mese di settembre. È meno speciale, per esempio, di quello che vi ho fatto uscire la scorsa settimana, che è quello che parla di che, come e in che modo cambierà la tua vita. Però io, ragazzi, credo assolutamente che questo sia un oroscopo veramente delicato, perché settembre è una finestra per i prossimi mesi, per la fine dell'anno e per un nuovo anno, un nuovo inizio, una nuova vita. Settembre è rinascita, quindi sono molto curiosa. Vi saluto, vi lascio al vostro segno zodiacale e poi vi aspetto nei commenti. Un bacione e andiamo a vedere il tuo segno zodiacale. Ciao pesci, eccoci qui. Allora,
Partiamo da quello che è il tuo cuore, ok? E andiamo a vedere quale può essere un messaggio indirizzato al tuo cuore. Così, un messaggio che le carte, diciamo, vorrebbero dare al tuo cuore in questo momento. Oh, mi vedete che miscolo. Poi sembra che faccio che non sono sincera. Ok, qui abbiamo la profondità. Quindi può essere che in questo momento della vostra vita il vostro cuore abbia bisogno di ascoltarsi fino in fondo, può essere che in questo momento della vostra vita dobbiate anche capire bene chi volete al vostro fianco, perché magari la prima persona che viene in mente non è la persona giusta. Può essere che per avere determinate risposte, magari che state cercando, dobbiate sapervi fare le domande giuste osservandovi anche internamente per riscoprire degli aspetti che magari non avevate considerato. Però secondo me quella carta lì ti dice anche che tante cose tu le sai già. Magari fai finta, no? Di non saperle. Però secondo me molte cose tu le sai già. Allora, adesso andiamo a vedere invece il mese di settembre. Queste sono carte enormi, quindi non posso mescolarle come vorrei, ma le pesco a caso perché veramente è impossibile mescolarle queste, cioè sono anche più grandi della mia mano. Sono più grandi della mia mano queste carte. Allora, allora vediamo mese di settembre. La forza capovolta, quindi qui già subito penso che ci potrebbe essere un contrasto con un ariete o con un sagittario o con un leone o una situazione non chiara con uno di questi segni. La trasformazione capovolta, la distruzione capovolta, l'ira. Vedi, te l'ho detto, c'è un conflitto, c'è un contrasto, c'è un'arrabbiatura con qualcuno. La strega, la cura di sé. E nel taglio il pericolo che è uscito rovesciato. Ok, aspettate che ce n'è una che non la vedete, che ve le sposto un attimino. Questa qua. Ok, perfetto. Allora, beh, innanzitutto mi fanno vedere che su una certa situazione siete fuori pericolo, non siete più in pericolo. O magari eravate delle persone che si mettevano in delle situazioni non proprio positive per il vostro essere e adesso invece, diciamo, siete delle persone che avete iniziato ad andare nella giusta direzione. Ok, state seguendo quello che è il vostro vero sogno, vi fidate di più di voi stessi e anche avete, non lo so, probabilmente magari anche un po' il mese di settembre che fa tutto questo, però vi vedo anche belli spiccati e pronti per l'arrivo di settembre. Cioè, secondo me, come segno avete anche sofferto un pochino l'estate e essendo nati poi anche, insomma, intorno al mese di marzo, secondo me, l'inverno, l'autunno, queste stagioni qua non vi dispiacciono.
vi vedo un pochino deboli, mi fanno vedere che sarete un po' deboli e meno determinati del solito. Qua la carta mi dice che non sempre riuscite a individuare quelli che sono i veri motivi per essere felici. Quindi la carta mi parla di... Allora, sicuramente troverete un appagamento nella vostra vita privata, però la carta mi parla proprio di cercare un po' la pace interiore. Questo sarà un po' lo scopo, diciamo, che voi dovrete abbracciare nel mese di settembre. Lavorare sul trovare la pace interiore. Una frase, una domanda che io mi ripeto spesso, perché ci sto lavorando anche io in prima persona su questo aspetto, è questa. Allora, io molto spesso mi chiedo, ma questa persona rovina la mia pace, la mia quiete, il mio equilibrio? Oppure mi chiedo, questa situazione va a... non lo so, questa situazione va ad intaccare la mia serenità? Perché tutto quello che la risposta è sì, dovete allontanarlo, perché dovete fare una specie di bolla per proteggere la vostra tranquillità. Vediamo perché c'è la trasformazione capovolta. Qui c'è anche un po' la paura, vedo anche tanto la paura del cambiamento, la paura di quello che accadrà, succederà nella vostra vita che non conoscete. Un futuro luminoso, tanto lavoro, creatività. Collabora con persone che condividono i tuoi sogni e progressi. Qui c'è anche la paura, cioè magari voi vorreste fare un cambiamento, un upgrade sul lavoro, ma avete paura perché quando si fanno dei cambiamenti sul lavoro, ne parlo in prima persona, è sempre un po' un punto interrogativo, perché il lavoro è una sicurezza che noi abbiamo ed è un'entrata di denaro sicura che noi abbiamo. E nel momento in cui facciamo un cambiamento o ci viene in mente un'idea in particolare, è normalissimo che siamo delle persone, insomma, particolarmente spaventate, proprio perché non abbiamo la situazione sotto controllo, non sappiamo se poi arriveranno soldi, non sappiamo se il lavoro andrà bene. Quindi diciamo che i cambiamenti sul lavoro non è solo i pesci, spaventano proprio tutti. Però, insomma, è una cosa che potrebbe un po' turbarti. Questo non significa che tu non li debba fare, anche perché mi parla di progressi la carta. Cioè il 2 di primavera è tipo il 2 di denari, quindi secondo me buttati senza pensarci troppo e, diciamo, focalizzati al meglio, fai il massimo di quello che riesci. Infatti poi vedo che arriva un periodo più armonioso anche sulla serenità economica, se per caso cercavi quella. E perché c'è la carta della rabbia, dell'ira? Vediamo. Perché poi molti di voi anche nei consulti privati mi chiedono anche domande finanziarie sul lavoro, economiche, quindi se per caso avevate bisogno, qua ci avete una risposta. Ok, qua potreste essere nervosi, o perché avete un problema sentimentale, o perché non riuscite a trovare la persona giusta, o perché vorreste una storia d'amore molto coinvolgente, ma non arriva a quello che voi, diciamo, avete in mente. Quindi siete un po', diciamo, sulle spine da un punto di vista romantico, però la carta ti dice di non arrenderti, qualsiasi sia la tua difficoltà. Che si tratti di un piccolo disguido con il partner, che si tratti di un amore che deve arrivare e fa fatica ad arrivare e ci mette più tempo. Non arrenderti. In amore mai arrendersi, mai. Poi, se a un certo punto, cioè, ci sono i prerequisiti per arrendersi, diciamo che è inutile andare a forzare troppo. Però in amore, fidatevi, mai arrendersi. Ok. Vediamo perché c'è la carta della strega, mese di settembre. Se sei una donna, potresti essere tu che avrai dei momenti in cui saprai sedurre con fascino e anche un po' manipolare gli altri come vuoi, secondo me. Se sei un uomo, ci potrebbe essere una donna che è un po' una mediatrice per te.
In ogni caso, le carte, la carta della papessa è una carta che parla di seguire la propria intuizione interiore e l'abbiamo visto all'inizio proprio con la carta che ci parlava della profondità, cioè di ascoltarti nel profondo e di vedere quello che c'è dentro di te. Vedo comunque molto nervosismo e molta agitazione. Quindi dicono che tutte le risposte sono dentro di te, devi ascoltare il tuo sesto senso, il tuo intuito. Se sei un uomo potresti essere anche attratto da una donna molto dominante. E poi mi fanno vedere che ti prenderai cura di te. Perché c'è questo nervosismo? Io sento, io percepisco, sono una persona un po' sensitiva, io percepisco a pelle che nel mese di settembre c'è un po' di nervosismo, un po' di rabbia. Perché? Perché il nervosismo? Perché la rabbia? Perché il nervosismo? Perché la rabbia? La stella. Allora, qui nervosismo e rabbia. Nervosismo sempre, come dicevamo prima, per la paura del futuro. C'è molto questa cosa che arriva. La paura del futuro, la forza che magari avete paura di non farcela, i cambiamenti che... diciamo che il cambiamento è sempre una cosa bella, quasi sempre è una cosa bella, però spaventa lasciare la propria zona di comfort. Quindi io vedo che anche qui con la trasformazione capovolta mi fate un po' di resistenza a quelli che sono i cambiamenti. Perché nervosismo? Perché... la rabbia. Nervosismo, secondo me, un po' per quelli che sono gli studi e il lavoro. E anche la paura di fallire nel realizzare il vostro sogno. È un nervosismo positivo, propedeutico. E la rabbia, troppe responsabilità e poco relax. Come ho detto anche in un altro segno zodiacale, lo ripeto anche qui, se per caso, intanto prendo un altro mazzo di carte, se per caso avete finito le vacanze, perché ovviamente questo è l'oroscopo di settembre, quindi il tempo è passato, però se per caso qualcuno di voi ha già fatto le vacanze, ma sente dentro di sé di aver bisogno di ancora un weekend fuori porta, di un momento lontano dagli altri, eccetera, eccetera, prendete e andate, perché qui vedo ancora la necessità di un po' di riposo. Io per esempio ho la Venere in Pesci, quindi questa cosa può essere riferita proprio anche a me, ok? Allora, per concludere, vediamo i messaggi d'amore. E facciamo lui e lei, mettiamo lei come coccinella e lui come questa qua blu, giusto per distinguerli, e facciamo lui e lei e vediamo che cosa arriva. Poi può essere che... magari si è invertito, cioè le carte sono molto anche da prendere un po' con le pinze, da saper interpretare, non è mai... cioè siamo sempre noi cartomanti che sbagliamo, le carte non sbagliano mai, però io cerco di fare del mio meglio. Allora, vediamo lei. Pensieri o messaggi di lei. Aspettate, che se non me le perdo... mi pare questa. Allora abbiamo: devo confessarti qualcosa, non riesco ad aprirmi, ho la paura anche di mostrarsi completamente, le mie scuse sono interessate. E questa è una carta che anche con i miei amici dobbiamo ancora capire, perché non riusciamo a interpretarla bene. Vediamo i pensieri di lui. Ah, vedi? Le mie scuse sono sincere. C'è un pensiero di pentimento da entrambe le parti. Interessante. Magari, soprattutto, dite sempre le cose, perché magari siete due persone che in questo momento non si parlano e pensate la stessa cosa. Quindi pensa che sbaglio non parlarsi. La comunicazione, pensa quanto sia importante. Non sopporterei di vederti con un altro. Bellissima questa, sento la tua energia e mi sento in trappola. Ok, molto molto interessante, eh? Molto molto interessanti queste carte, mi sono piaciute
Mi sono piaciute parecchio. Io vedo intenzioni sincere da entrambe le parti, però chiaritevi, parlatevi. Poi lo vedremo nei prossimi oroscopi che usciranno per il tuo segno. Ti abbraccio forte e fammi sapere nei commenti se la situazione ti rispecchia. Ciao!